Il settore delle carni è caratterizzato da una complessità strutturale e operativa della filiera e da una specificità che deriva evidentemente dalle diverse specie utilizzate, ma anche dalle tecniche di allevamento, dalle tecnologie di macellazione e dalle successive modalità di preparazione e dalla destinazione finale delle carni. Quindi è evidente che le differenze tra le filiere siano notevoli. Ma le diverse filiere, per lo sviluppo dei sistemi di gestione per la sicurezza alimentare, hanno dovuto seguire necessariamente un percorso comune. Questo, soprattutto alla luce del fatto che il settore delle carni è sempre stato particolarmente vulnerabile quando, si è trovato ad affrontare crisi, inerenti alla sicurezza alimentare, basti pensare alla mucca pazza o all'influenza aviaria. E, queste crisi hanno intaccato fortemente la fiducia del consumatore. Andando a indagare quali sono state le cause che hanno portato a queste crisi, sono emersi diversi aspetti, tra cui uno dei più importanti era la disomogeneità dei controlli che venivano applicati dai diversi Stati membri. Un altro era sicuramente le carenze dei controlli effettuati sui mangimi e un ricorso allo strumento dell'analisi del rischio insufficiente. Se si verificassero delle nuove crisi alimentari oggi, queste avrebbero un impatto ancora maggiore sul consumatore, sulla fiducia del consumatore, perché andrebbero a sommarsi ad altre riserve più attuali e che riguardano temi come la sostenibilità ambientale, il benessere animale e l'antibiotico resistenza, giusto per citarne un paio. Quindi, a seguito delle crisi alimentari, la Commissione europea prese atto dell'inadeguatezza delle norme e delle procedure a presidio della sicurezza alimentare e attuò un intervento di radicale trasformazione della normativa. Il primo passo di questa trasformazione è stato a cui è seguita l'emanazione di tutta una serie di normative, è stata l'emanazione del Libro Bianco sulla sicurezza alimentare, che ha introdotto numerose innovazioni. Prima fra tutte un quadro proprio giuridico migliorato, atto a coprire tutti gli aspetti della filiera alimentare. Un'altra innovazione è stata la definizione di responsabilità chiare per tutte le parti coinvolte nella filiera alimentare. E poi, tra le altre, anche la definizione di procedure nel campo della sicurezza alimentare, tra cui, per esempio, l'istituzione del sistema di allerta rapido comunitario per gli alimenti e per i mangimi. Nel corso degli anni, la semplice valutazione della conformità ai requisiti di sicurezza valutati sul prodotto finito è stata sostituita da un approccio in cui il riferimento è rappresentato dalla filiera integrata. Filiera integrata che permette lo sviluppo e l'applicazione di programmi di gestione per la sicurezza alimentare. Chiaramente questa sostituzione risulta incompleta e più difficile quando ci si trova di fronte a filiere invece poco integrate oppure a realtà produttive particolarmente frammentate. Prima l'Unione Europea adottasse una nuova politica sulla sicurezza alimentare, la sicurezza delle carni in particolare era affidata a diverse misure, tra cui un ruolo centrale era rappresentato dall'ispezione al macello, che era finalizzato soprattutto al controllo del rischio di trasmissione di agenti di zoonosi cosiddetti tradizionali, come la tubercolosi e la cisticercosi. Con lo sviluppo poi di nuovi processi di produzione e commercializzazione delle carni, ci si è trovati invece di fronte a nuovi rischi che sono non rilevabili al macello perché non danno luogo alla comparsa di sintomi nell'animale vivo o di lesioni rilevabili all'ispezione post-mortem. E tra questi possiamo citare per esempio alcuni patogeni enterici, ma anche i residui chimici nelle carni. Di conseguenza, proprio per gestire questi nuovi rischi, l'ispezione al macello ha dovuto seguire una necessaria evoluzione. In questa tabella, infatti, possiamo vedere come siano riassunti i principali rischi connessi alle carni bovine e vediamo che accanto a quelli che abbiamo definito tradizionali come Mycobacterium, o Bacillus anthracis, che sono rilevabili all'ispezione al macello ante o post mortem, ne abbiamo altri come i già citati patogeni enterici, ma anche alcuni rischi parassitari come toxoplasma, che invece non sono rilevabili con l'ispezione al macello ante o post mortem. La stessa situazione l'abbiamo anche nel suino, dove abbiamo anche rischi specie specifici che ben conosciamo come la trichinella.
Chiaramente per riuscire a andare incontro a questa necessaria evoluzione ci si è dovuti basare sull'utilizzo dell'analisi del rischio. L'analisi del rischio, che è uno strumento fondamentale a questo scopo, è perché è atto proprio a supportare lo sviluppo di programmi per la sicurezza alimentare. Inoltre la gestione dei rischi connessi alla catena alimentare si è recentemente dovuto ampliare e essere espresso in un'ottica che ben conosciamo, che è l'ottica One Health, che vede interconnessi uomo, animali e ambiente. Per riproporre il concetto, trasferire il concetto One Health alla filiera delle carni, per esempio, possiamo vedere in questo schema come le fonti di trasferimento dei patogeni nella filiera delle carni siano proprio rappresentate dagli animali, dall'uomo e dall'ambiente, che sono interconnessi tra loro, diciamo, in un ricircolo potenzialmente infinito, perché l'uomo, appunto, l'animale può essere contaminato dall'ambiente attraverso, per esempio, l'aria, l'acqua o anche i mangimi. Trasferire in questo modo i patogeni alle carni fresche, ma trasferirli allo stesso tempo anche all'uomo. L'uomo, che a sua volta può fungere da fonte di trasmissione sia per l'ambiente che per l'animale che per le carni stesse. Proprio per rafforzare questo concetto abbiamo voluto riportare un paio di grafici, risultato di diversi studi, e per esempio in questo possiamo vedere come nel corso di circa 10 anni siano aumentati i casi di infezione umana associati a un ceppo di Staphylococcus aureus resistente alla meticillina, che è un antibiotico utilizzato in medicina umana, soprattutto, lo possiamo vedere con la linea a celeste, soprattutto nelle persone a contatto con gli animali, in questo caso specifico con gli allevamenti suini, in misura minore invece nelle persone non a contatto con gli animali. E nella tabella a destra invece possiamo vedere come l'isolamento di questo stesso ceppo di Staphylococcus aureus meticillino resistente sia negli allevamenti proprio suini, convenzionali in particolare, possa raggiungere livelli veramente elevati. Sempre un altro esempio è poi riferibile all'isolamento di sierotipi di salmonella da broiler che presentano resistenza ad uno o più classi di antibiotici e che sono poi gli stessi sierotipi che sono più frequentemente associati ai casi di salmonellosi nell'uomo. Quindi, dopo questa breve introduzione, vediamo quelle che sono le misure di controllo applicate nelle diverse fasi della filiera della carne e come vedremo sono veramente numerose. Partiamo chiaramente dall'allevamento, che è la prima fase della filiera, e partiamo dai requisiti degli allevamenti, che sono prima di tutto requisiti di tipo igienico-strutturale secondo quanto stabilito dal regolamento 852 del 2004. Tra i requisiti sia strutturali che gestionali abbiamo poi quelli anche riferiti alla protezione degli animali negli allevamenti, che rispondono a un quadro normativo molto complesso, chiaramente perché è specie specifico. Le aziende che allevano gli animali devono essere registrate e abbiamo poi elementi di identificazione degli animali, che sono anche queste specie specifiche e per alcune specie, come per esempio per il bovino, ma anche per gli ovini e per i caprini, permette di individuare univocamente il singolo animale. Gli animali che sono poi accompagnati, come vedremo, in tutti i loro spostamenti lungo la filiera dalla dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali, il cosiddetto modello 4. Abbiamo poi sempre tra i requisiti sia strutturali ma anche gestionali chiaramente le misure di biosicurezza e anche i mangimi devono essere sia prodotti che somministrati secondo determinati requisiti igienici. Tra le procedure, una procedura di fondamentale importanza è sicuramente la procedura di gestione del farmaco, con l'obbligo di registrare tutti i trattamenti che vengono eseguiti sugli animali e con il recente ricorso alla ricetta elettronica. A questo proposito, tra le misure di controllo in allevamento viene applicata anche ovviamente la farmacosorveglianza. Tra le altre misure di controllo abbiamo poi l'applicazione del Piano Nazionale Residui per la ricerca delle sostanze farmacologicamente attive e dei contaminanti e il piano di profilassi delle zoonosi, che si realizza attraverso piani di sorveglianza ed eradicazione di malattie, basti pensare alla tubercolosi o alla peste suina.
Passiamo adesso alla successiva fase della filiera, che è chiaramente il trasporto degli animali verso il macello. Anche in questo caso dobbiamo prima di tutto prendere in considerazione i requisiti chiaramente strutturali e igienici dei mezzi di trasporto, che sono anch'essi molto articolati e complessi, in particolare più stringenti se gli animali vengono trasportati per lunghi viaggi, quindi per più di 8 ore. Sia i requisiti strutturali dei mezzi di trasporto poi sono anche relativi al rispetto delle norme sulla protezione degli animali proprio durante il trasporto. Abbiamo chiaramente anche elementi di tracciabilità, quindi di documentazione, che è anch'essa abbastanza complessa e diversificata a seconda che si tratti di viaggi brevi o lunghi, e ancora ritroviamo, come abbiamo accennato, il cosiddetto modello 4. Ne accenno brevemente. Il modello 4 contiene diversi elementi di identificazione dell'allevamento e provenienza degli animali e degli animali stessi, una parte importantissima che è la dichiarazione per il macello, dove vengono riportate informazioni sugli eventuali trattamenti farmacologici, il rispetto dei tempi di sospensione, e nella versione più recente del modello 4, che adesso viene trasmesso obbligatoriamente per via elettronica, troviamo integrata una sezione importantissima di cui avremo modo di riparlare tra poco, che è riguardante le informazioni sulla catena alimentare. Abbiamo poi elementi relativi alla destinazione degli animali, elementi relativi al trasporto e infine l'ultima sezione compilata dal veterinario aziendale sulle attestazioni sanitarie, chiaramente, dell'allevamento o di provenienza degli animali. A questo punto passiamo al settore che, come vedremo, è soggetto ai controlli più numerosi e più stringenti sicuramente, come avviene da tempo. I controlli attuati alla macellazione sono prima di tutto di tipo igienico, strutturale e autorizzativi, relativi alla documentazione sanitaria e alla tracciabilità. Abbiamo poi un primo controllo eseguito sugli animali vivi, che è ovviamente l'ispezione ante mortem, controlli relativi al rispetto delle norme ancora sulle protezioni degli animali durante l'abbattimento e le operazioni correlate, il controllo eseguito sulla carcassa e sui visceri, quindi l'ispezione post mortem, e chiaramente la gestione igienica realizzata attraverso l'applicazione del sistema HACCP e dell'autocontrollo. Partiamo anche in questo caso dai requisiti. Abbiamo prima di tutto la necessità per gli stabilimenti di macellazione di essere riconosciuti, quindi di essere in possesso di un numero di riconoscimento, e abbiamo anche in questo caso, come abbiamo visto per le altre fasi, per le altre parti della filiera, dei requisiti strutturali che per il macello sono particolarmente complessi e sono relativi anche alle norme sulla protezione degli animali durante l'abbattimento e le operazioni correlate. Abbiamo ancora come elementi di rintracciabilità la presenza del modello 4. Tra le procedure abbiamo prima di tutto, come abbiamo già accennato poco fa, le procedure di gestione igienica tramite l'applicazione delle buone pratiche igieniche di macellazione e dell'HACCP. Giusto, i requisiti strutturali, igienici e strutturali, come vi ho detto, sono veramente molto articolati e complessi. Giusto per farvi un esempio, c'è chiaramente l'obbligo per i macelli di distinguere nettamente, fisicamente, due zone ben precise del macello, la cosiddetta zona sporca e la zona pulita. Nella zona sporca vengono realizzate tutte quelle fasi che vanno dallo scarico degli animali e dei mezzi di trasporto fino all'eviscerazione, quindi l'eliminazione dei visceri addominali e toracici. Le successive fasi di sezionamento, o raffreddamento e spedizione delle carni fanno invece parte della cosiddetta zona pulita del macello. Chiaramente il flusso di lavorazione deve essere monodirezionale, quindi sempre in avanti, senza passaggi all'indietro e senza incroci tra le diverse linee di macellazione, se queste sono presenti. Come misure di controllo abbiamo prima di tutto, come abbiamo detto, l'ispezione ante mortem sugli animali vivi, che è, diciamo, un esame di screening finalizzato a valutare lo stato di salute della partita di animali in condizioni normali. Chiaramente, se si riscontra qualche anomalia, qualche sintomo sospetto, il veterinario ufficiale, che è chiaramente colui che esegue l'ispezione ante mortem, andrà a eseguire un esame obiettivo particolareggiato sui singoli animali. Un altro aspetto molto importante che viene valutato in questo momento però dall'OSA, dall'operatore del settore alimentare,
alimentare e che può condizionare, come vedremo tra poco, le successive fasi sia di macellazione che di ispezione post-mortem e la valutazione del grado di pulizia degli animali, ma ci ritorneremo tra poco. Tra le misure di controllo chiaramente fondamentali sono quelle relative, come abbiamo detto, alla protezione degli animali durante l'abbattimento e le operazioni correlate, che sono tutte quelle fasi che riguardano l'animale vivo. In questo caso il regolamento a cui dobbiamo fare riferimento è il regolamento 1099, che è di ormai non recentissima introduzione e che ha apportato numerose innovazioni rispetto alla precedente normativa. Primo fra tutte l'obbligo da parte dell'OSA di eseguire controlli sui metodi di stordimento, cioè l'efficacia del metodo di stordimento utilizzato su un campione sufficientemente rappresentativo di animali. Tra le altre innovazioni apportate c'è anche l'obbligo per il personale che si occupa delle fasi correlate dell'abbattimento e delle fasi correlate all'abbattimento di essere in possesso di un certificato di idonee competenze e di un certificato di idoneità, e anche l'istituzione della figura del responsabile del benessere, chiamiamolo così un po' impropriamente. La modalità di verifica dell'efficacia dello stordimento sono descritte nelle linee guida relative all'applicazione del regolamento 1099. Sono chiaramente diversificate per specie, per le loro caratteristiche fisiologiche e anche a seconda del metodo di stordimento. A titolo esemplificativo abbiamo voluto riportare gli indicatori che sono descritti dalle linee guida per il rilievo dei segni di avvenuto stordimento, quindi di incoscienza e di insensibilità. Abbiamo prima di tutto il collasso immediato, cioè la perdita della stazione quadrupedale, l'assenza di respirazione ritmica, quindi il mancato rilievo dei movimenti respiratori visibili a livello delle costole, l'assenza di risposta a stimoli dolorosi, che può essere per esempio verificata con la stimolazione del musello, l'assenza di vocalizzazioni e l'aspetto del corpo che pende inerte dalla catena di macellazione, in quanto l'animale è a questo punto sospeso alla catena di macellazione senza tentativi di inarcare il dorso o sollevare la testa. Abbiamo poi, una volta completate le successive fasi della macellazione, l'ispezione post-mortem, che viene eseguita secondo uno schema che vedremo tra poco, e al momento del controllo post-mortem il regolamento 627, che è di recentissima entrata in vigore a dicembre dello scorso anno, prevede anche il controllo di pericoli specifici. E vediamo che accanto ai pericoli specifici che erano già presenti nella precedente normativa, come l'encefalopatia spongiforme, la cisticercosi e la tubercolosi, abbiamo anche nuovi pericoli specifici che non erano presenti nella precedente normativa, che sono salmonella e campylobacter. Per completare il quadro dei controlli che vengono eseguiti al macello, abbiamo poi l'applicazione anche al macello, come era avvenuto in allevamento, del piano nazionale residui, una modalità più di verifica che di controllo, che la valutazione della contaminazione superficiale delle carcasse al termine della macellazione prima del raffreddamento, i prelievi per il controllo delle trichine e infine anche in questo caso i piani di profilassi e le zoonosi. A titolo esemplificativo in quest'ambito si effettua dalle carcasse, nell'ambito della sorveglianza delle encefalopatie spongiformi, la rimozione di quelle parti della carcassa che rientrano nella definizione di materiale specifico a rischio. Quindi abbiamo veramente riassunto moltissimo, ma spero sia emerso che i controlli eseguiti lungo la filiera delle carni sono veramente molteplici. E proprio il fatto che negli ultimi ormai 30 anni siano emersi dei nuovi rischi ha portato l'ispezione tradizionale, come abbiamo accennato, ad andare incontro ad una necessaria evoluzione, passando attraverso lo sviluppo di programmi di assicurazione qualità negli stabilimenti di macellazione. La filiera della carne fresca, come abbiamo visto, è molto articolata ed è purtroppo anche molto frammentata, a parte qualche caso. È quindi necessario, proprio per realizzare questa evoluzione basata sull'analisi del rischio, come abbiamo detto, è necessario un filo conduttore che leghi tutte le fasi della filiera in un percorso sia in avanti che a ritroso, dalle carni verso l'allevamento, chiaramente. Questo filo conduttore è rappresentato dalle
alle informazioni sulla catena alimentare, che chiameremo per brevità con l'acronimo ICA. Perché sono così importanti? Le ICA forniscono ai titolari dei macelli e ai veterinari ufficiali un quadro sintetico sui precedenti sanitari degli animali e dell'allevamento da cui gli animali provengono, perché contiene informazioni come lo status sanitario, l'azienda di provenienza e degli animali, appunto, i medicinali veterinari somministrati, i risultati di tutte le analisi effettuate, comprese quelle relative ai controlli ante e post mortem eseguite sugli animali della stessa azienda. Le ICA sono compilate dall'allevatore per ogni animale o partita di animali che vengono inviati al macello e consentono una preventiva valutazione dei rischi e, come vedremo tra poco, possono orientare, chiaramente in un sistema integrato e basato proprio sull'analisi del rischio, possono orientare le successive fasi di macellazione e di ispezione post mortem. Chiaramente questo approccio è migliore quando ci si trova di fronte a filiere integrate che comprendono aziende di maggiori dimensioni e magari concentrate in un territorio, come è per lo più per le aziende avicole suine, meno per le filiere ovine e bovine. Un aspetto ugualmente fondamentale, come abbiamo detto, è che le ICA devono consentire anche il passaggio a ritroso. E infatti è prevista una comunicazione di ritorno, cioè il veterinario ufficiale deve inviare all'allevatore tutti i risultati delle ispezioni ante e post mortem che ha eseguito sugli animali provenienti dall'azienda provenienti appunto da quell'allevatore. Quindi emerge come le ICA abbiano un ruolo fondamentale nell'ispezione basata sull'analisi del rischio, perché contengono proprio informazioni, come abbiamo detto, sullo status sanitario dell'allevamento di origine in relazione a uno specifico pericolo e della capacità dello stabilimento di ridurre il rischio. Quindi, acquisiti questi nuovi elementi, all'elenco dei controlli attuati alla macellazione che abbiamo visto prima, possiamo a questo punto aggiungerne di nuovi, perché abbiamo visto il ruolo fondamentale delle ICA, ma anche la necessità di categorizzare gli allevamenti in base al rischio. E infine, tra le procedure di gestione igienica, dobbiamo chiaramente aggiungere quelle basate sul rischio. Abbiamo poi riportato questo schema, che è apparentemente molto complesso, ma in realtà molto esemplificativo, perché ci permette di capire come si stia evolvendo l'ispezione al macello basata sull'analisi del rischio. Chiaramente, come abbiamo detto, per far questo occorre una filiera molto integrata ed occorre anche l'introduzione di una nuova figura, che è quella del risk manager. Risk manager che è chiaramente impensabile sia presente in filiere appunto molto frammentate, come abbiamo detto, e che però è già una realtà, per esempio, in molti paesi nel nord Europa, in cui c'è una concentrazione delle filiere, sia degli allevamenti che dei macelli. Il risk manager, i primi elementi che può utilizzare, queste evidenziate in verde, vediamo quelle che sono le diverse fasi della filiera. I primi elementi che utilizza il risk manager per orientare prima la macellazione e poi l'ispezione post mortem sono chiaramente quelle relative alle ICA, sia in relazione allo stato sanitario dell'allevamento e provenienza degli animali, ma anche in relazione ai risultati delle precedenti ispezioni ante e post mortem. Un ulteriore elemento, il primo elemento di controllo che utilizza il risk manager per orientare le successive fasi e chiaramente l'ispezione ante mortem. A questo punto, quindi, il risk manager si può trovare di fronte a due situazioni. Da una parte può avere dei lotti di animali a basso rischio per quanto riguarda gli agenti di zoonosi batterica. Gli agenti invece di zoonosi parassitaria, sia ad alto che a basso rischio, vengono considerati insieme, nello stesso gruppo. Perché? Perché non c'è un rischio di trasmissione dei parassiti durante la macellazione, al contrario di quanto avviene per i rischi batterici. Nello stesso gruppo possiamo poi considerare gli animali che all'ispezione ante mortem non hanno mostrato una sintomatologia sospetta e che sono puliti. Infatti avevamo accennato alla valutazione del grado di pulizia degli animali. Tutti questi gruppi di animali possono essere accomunati e vengono sottoposti a una macellazione rutinaria.
Diversa è la situazione per gli animali che all'ispezione ante mortem mostrano una sintomatologia sospetta o i lotti di animali che provengono invece da allevamenti ad alto rischio per quanto riguarda gli agenti di zoonosi batterica. E poi anche per gli animali sporchi. Perché questo? Perché questi gruppi di animali necessariamente per ridurre il rischio in un approccio basato sull'analisi del rischio devono essere sottoposti a una macellazione separata, separata che può voler dire o separata nel tempo, quindi alla fine delle normali operazioni di macellazione o in una giornata dedicata o anche utilizzando una catena di macellazione dedicata, chiaramente se questa è presente nel macello. Qual è il successivo passaggio? Quindi questa era una prima separazione. Il successivo passaggio è poi l'ispezione post mortem. Perché? Perché gli animali sottoposti a macellazione routinaria verranno poi sottoposti a un'ispezione post-mortem ugualmente routinaria, cioè solo visiva. Invece gli animali sottoposti a macellazione separata verranno sottoposti a una successiva ispezione post-mortem dettagliata, in cui si farà ricorso, oltre che alla vista, anche ad ulteriori operazioni, operazioni come la palpazione e l'incisione. Le conseguenze poi sono abbastanza intuibili, perché per gli animali sottoposti a macellazione routinaria il destino è normalmente quello dell'immediato raffreddamento. Possiamo giusto citare che i lotti ad alto rischio per quanto riguarda i parassiti, per esempio i suini che provengono da allevamenti non riconosciuti per l'applicazione di stabulazione controllata, verranno sottoposti a prelievi per la ricerca delle trichine. Gli animali invece sottoposti a ispezione post-mortem più dettagliata e che comprendono lotti ad alto rischio per quanto riguarda gli agenti di zoonosi batterica, potranno essere sottoposti a trattamenti di decontaminazione antimicrobica prima di venire sottoposti al raffreddamento. Allora, l'evoluzione dell'ispezione post-mortem prima di tutto è stata realizzata nel suino. Questo giusto per farvi vedere che anche dagli studi presenti in bibliografia la prevalenza dei patogeni enterici sia riscontrata con, con valori variabili e che comunque emerga da tutti gli studi che la fonte di contaminazione è sempre l'animale portatore, cioè l'animale portatore nella stragrande maggioranza dei casi asintomatica, come abbiamo detto, che alberga i patogeni a livello del contenuto intestinale e che contamina la carcassa e quindi le carni, in particolare se la macellazione non viene eseguita correttamente. Quindi l'evoluzione, per farvela breve, dell'ispezione post-mortem del suino si basa ormai per il controllo dei rischi specifici che sono, nel caso del suino, stati individuati soprattutto nella salmonella e nella yersinia enterocolitica, si basa su un approccio in condizioni normali di tipo visivo, senza il ricorso ad ulteriori operazioni come la palpazione e l'incisione, che vengono riservati solo ai casi di sospetto, come abbiamo visto. Quindi il suino è stato il primo temporalmente, adesso sta arrivando l'evoluzione anche per le altre specie. Giusto 2 minuti per concludere il ragionamento, che era poi lo scopo della relazione, per dire che chiaramente gli attori coinvolti nei controlli sono veramente numerosi, così come pure anche è numerosa la mole dei controlli. Che in alcuni casi, soprattutto possiamo vedere dalle ispezioni eseguite nella filiera della carne, è quasi capillare. Per esempio, per quanto riguarda i macelli, si raggiungono percentuali di attività produttive controllate di quasi il 100%, mentre invece è risibile la percentuale di non conformità che vengono rilevate, soprattutto, come possiamo vedere nelle colonne in rosa, i casi gravi in cui si arriva addirittura a ipotesi di reato. Un altro aspetto fondamentale, che prendendo in considerazione i dati sulle notifiche del RASF, è che questi derivano per la maggior parte dai controlli eseguiti nell'ambito dei controlli ufficiali.
derivano per lo più da controlli ufficiali, mentre pochissimi derivano da casi di intossicazione alimentare o di reclami da parte del consumatore. Questo per evidenziare che si riesca ad agire in maniera efficace, in maniera preventiva efficace. Per quanto riguarda l'Italia, se estrapoliamo questi dati per quanto riguarda l'Italia, vediamo che tra le notifiche, quelle che hanno avuto origine in Italia sono, come vedete, in una percentuale dell'1,2%, quindi veramente trascurabile, e che ci porta appunto a dire che le carni italiane possano essere, con una buona percentuale di ottimismo, considerate alimenti sicuri. Purtroppo, come abbiamo detto anche prima, a volte queste informazioni difficilmente arrivano al consumatore. Arriva sicuramente più facilmente l'eccezione, la notifica per il riscontro di ormoni nelle carni. E soprattutto queste cattive notizie perdurano molto più a lungo nella memoria del consumatore.